Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Dave the Diver. Signori, riprendiamo più o meno da dove ci siamo lasciati, perché ci eravamo lasciati che mancava la serata. La serata per cucinare un pochino e poi riprendere dal giorno successivo. Quindi volevo farmi io la serata sushi, però è arrivato sto personaggio, quindi prima che parla iniziamo a registrare, signori, dai. Django, vediamo. C'è qualcosa che non va. Freddo, fa troppo freddo. Ma qui c'è una media di 27 gradi Celsius, persino di sera. Ah, io sto tremando da capo a piedi, morirò congelato. Senti, non c'è un posto in cui posso piantare dei semi? Dei semi? Sì, una volta quando stavo scalando un monte innevato di un paese lontano, un indigeno mi cucinò un piatto a base di peperoncini. Mi riscaldò e riuscì a preservare il mio cuore, cioè la mia salute. Grazie a quel piatto riuscì a raggiungere la vetta. Gli abitanti del posto mi diedero dei semi di peperoncino come questo. Non sono del tutto convinto. Cosa dovrei farci? Beh, un mio amico adorava una canzone ispirata al tonno al peperoncino. Ah, sta parlando della canzone di Sammy. Diceva che gli bastava ascoltarla per scaldarsi. Potresti cucinarmi del tonno al peperoncino? Non so quali siano gli ingredienti necessari, ma sono sicuro che mi scalderanno. Prima fammi controllare se riesco a piantare questi semi. Ah, ti prego, fai in fretta. Sto gelando. Ok, pianteremo i semi nella fattoria appena possibile, però. Un piatto a base di peperoncino. Beh, per prima cosa dovrei portare questo seme di peperoncino a Otto. E dato che Sammy ha scritto la canzone Tonno al peperoncino, potrebbe conoscere la ricetta. Allora vai a parlare con loro. Ma ci vado adesso? Vediamo. Ok, qua è un po' di roba che è arrivata, perché ho dato una ripulita pure alla cosa là. Allora, sì, andiamo un attimo alla fattoria, signori. Poi dobbiamo andare a prendere il pesce vampiro, che in linea teorica mi sembra di aver capito dov'è. Ma, mo capiamo un attimo. Non mi ricordo se l'avevo visto nel bestiario o altro, ma credo che... non mi ricordo. Parla. Ciao Otto, un cliente mi ha regalato dei semi di peperoncino. Possiamo piantarli? Per caso è... questo non è un peperoncino qualsiasi. Mi hai portato dei semi di abanero. Ammazza, peperoncino bello forte. Abanero? Sì signore, uno dei 5 peperoncini più piccanti al mondo. Per raccoglierli è addirittura necessario indossare i guanti. Per fortuna non sarà difficile farli crescere qui. Ah, allora dobbiamo provarci. C'è un cliente che gira sempre imbacuccato in abiti pesanti. Dice di avere freddo persino in questo clima. Ah, giusto, Sammy, conosci la ricetta del tonno al peperoncino? Il cliente ha detto di voler assaggiare il piatto della tua canzone. Oh, un fan, che onore. La canzone è ispirata a un piatto che a volte mi preparava la mamma. I piatti piccanti della mamma, in particolare il suo tonno al peperoncino, erano incredibili. Ah, lo ricordo come se fosse ieri. Sammy in un bagno di sudore mentre si ingozzava di tonno piccante. Passava tutto il giorno seguente in bagno e poi ricominciava a mangiare. Basta papà, così mi metti in imbarazzo. Dicevamo, non conosco le proporzioni precise della ricetta, ma posso dirti gli ingredienti che servono. A bancio non serve altro, avanti, spara. Un abbanero, dovrei mettere le mani su altri di questi semi. Allora, la ricetta ce l'abbiamo. E mo dobbiamo capire come... vediamo, sempre... io coltiverò il riso, tu occupati di uccidere gli insetti di tanto in tanto. Ma poi ho preso un'arpionata al ginocchio. Non c'entra niente. Ah, eccolo qua, abanero. Niente, mi devi sbloccare la risa. Porco 27.000. Per forza, signori. No, la risaia, aspetta, allarga il campo. Scusa, peggio ancora. Giusto? Vabbè, comunque il giorno successivo. E niente, signori, ci pensiamo domani. Non so se abbiamo una data di scadenza, ma... Quest'è. Va bene, comunque voi ragazzi, mi raccomando, come sempre lasciate like, condividete e commentate per supportare questi video. Siate sportiveggianti con il nostro buon Dave the Diver. Adesso andiamo a vedere un attimino se possiamo... far qualcosina. Allora là, ricordiamoci che dobbiamo tenerci squalo, tagliatore, calamaro, vampiro. Dobbiamo ancora prendere macro, pinna e alga bruna. Dice che ce l'ho, non ho la più pallida idea, ma se lo dice lui ci fidiamo. Allora La razza la possiamo livellare. Vediamo. Vabbè che ormai li abbiamo visti tutti, o no? Mi sembra di sì. Buono il wasabi, buono. Sì, l'avevamo visto, ma ci sta.
Ok, poi cos'altro possiamo livellare? Ma questo poi finisce tutto? No, in realtà no, le potenze spariranno. Poi, il granchio sparisce, quindi magari anche no, qualcosa me lo tengo. Carne di narvalo addirittura. Ok. Noi ricordiamoci che dobbiamo... In base al gusto, questo qua è l'uva di mare e il riso. Certo, se non facessimo cagate, magari 2,40. Oddio, aspetta, eh. A questo eravamo arrivati a 2,40. Mo siamo con questo 2,40. Dov'era? Ah no, questo qua è il prossimo che si arriva a 2,43. Però stavamo là, eh. 2,8. Vabbè, ce ne servono un quantitativo abnorme di questi, però. Farfalla di mare, rota corallina, 51 praticamente tutti. Ok, cernia, va bene. Allora, mettiamo in ordine di prezzo, iniziamo a vendere un po' di robette. Filetto di squalo della Groenlandia, magari roba di squalo ce la teniamo, anche se di solito ce lo segno quello che è. Alga bruna. Finiamo la salsa di soia così, no? Allora, no. Allora, fammi questo. Sì, non è quello costosissimo, per carità. Però. Allora, un po' di tonno. Squalo bocca grande. Altro tonno. Tonno poi lo dobbiamo andare a riprendere un pochino. Anche questo. Ok. Ricordiamoci, allora, ancora non possiamo avere un altro cameriere, no? Potremmo migliorare loro. 116 a 141. Costo 308. Oddio. Non è tanto. Ok. Dai, investiamo un pochino nel... Ok. Allora, lei al servizio. Ok. Cucinava bene. Oddio, per carità. I cuochi non era neanche strettamente necessario livellarli perché bene o male ci stanno. Però. Allora, qui al servizio siamo a 95 e 65 quello. Va bene, dai. Un paio di livelli anche a questi, signori. Investiamo un po' e buonanotte. Servizio, passiamo a 155. Servi drink, va bene. Che già lo faceva in realtà. E andiamo anche a... Lui ha bonus pulizia. Formazione. Servizio. Ottieni. Servizio, vabbè, al momento fa cagare lui al servizio, però. È più bravo in cucina e in ottieni, però. Ok. Zuppa con cacio e mele, ricetta imparata. Vabbè, ma noi non lo mettiamo in cucina, quindi. L'altra la lascio così come cuoca. Cucina 100, non mi sembra il caso di. Vediamo, dai. Ma sì, investiamo un po' di moneta. Anche se poi troveremo quelli un po' più spoiler. L'abilità. Cucina aumenta definitivamente. Madonna, 2,40 va. Ma questa c'aveva la quest, tra virgolette. 2,85 è impressionante. 2,40. Ah, poi arriva a 2,85. Quindi poi quasi si può togliere quell'altro, però va bene. Comunque, direi che ci siamo. Vediamo.
Allora, vediamo chi ordina da bere. Là, fai tu. Aspetta, inizi a portare, voi servite da bere. Dai, io sono lento in un modo impressionante. Aspetta, faccio un po' di wasabi. Da bere lo può mettere la birra, lei? Sono troppe però ste birre. La birra non è che... Ah, vai tu, vai tu. Mamma mia, che rischio. Arrivo, arrivo. Fai tu la birra pure, per piacere, se riesci. Fatica. Arriva, arriva. Un po' lenti, ma... Chi è? Non so chi dei due voleva di più, ma... Aspetta che faccio un po' di wasabi. Eccolo. Perfetto. Beh, qui signori dovrebbe essere andata bene. Ci manca solo il piatto da portare a livello molto alto. Però, ecco, come detto, lo potevamo fare se non ci perdevamo. Mo' appena prendiamo un po' di grano, un po' di cose. I like ce li abbiamo a pressione. Ok, almeno facciamo un bel po' di moneta, un bel po' di like che ci possono essere utili per il prossimo livello. Anche se poi al prossimo livello sicuramente ci richiederà sempre il piatto di livello sportiveggiante. Allora, visita VIP. Attenzione. Ehi, come va, Dave? Oggi hai un'aria triste, Sammy. Vorrei parlarti di una cosa. Puoi venire all'allevamento di polli? D'accordo, arrivo subito. Oh, c'è comunque una marea di cose sempre da fare. Che c'è una mail qui. Dovrei leggerla? Ciao ragazzi, siamo un gruppo di persone che non può fare a meno dei cetrioli. Potete chiamarci i cetriolomani. Se vedete qualcuno scartare i cetrioli dal proprio piatto, diteli che dovrebbe imparare ad apprezzare il sapore del cetriolo. Tra 3 giorni ospiteremo una serata a cetrioli per educare la gente al fantastico aroma dei cetrioli. Sono deliziosi e sono ottimi per la pelle. I ristoratori che servono piatti contenenti cetrioli possono partecipare alla gara culinaria. Ricordate, i cetrioli rappresentano l'amore green. I cetriolomani? Beh, non tutti amano i cetrioli. Io no, di certo, non sopporto il loro odore. Esistono molte ricette a base di cetrioli freschi. Ma comunque sia, organizzeranno un evento qui vicino? Devo prepararmi ad aumentare i ricavati quel giorno. Abbiamo mai avuto dei cetrioli alla fattoria? Dovrei chiedere a Otto. Serata cetrioli? Oddio. E mo è problematico. Andiamo alla fattoria, va. Io dovevo mettere i peperoncini, ma noi cetrioli. Porco due. Che ne pensi? Bello, vero? Ok, 2 uova. Allora, aspetta, perché qua già c'è un'erbaccia qua. Un'erbaccia qua. Un'erbaccia qua. Questi li possiamo raccogliere, però, dai. Vabbè, almeno ne abbiamo liberato un altro. Ok. Allora, aspetta, vediamo prima che vuole questo, poi vediamo le altre cose. Anzi, aspetta un attimo, scusa. Due, tre, quattro, no, e 5. Arrivo subito, cari, Datemi un attimo. Allora, vediamo cosa vuole Sammy. Cosa c'è, Sammy? Ecco, sto preparando il mio nuovo album e non ho fatto nessun concerto dal vivo, quindi sono a corto di liquidi. Ah, capisco. Pensavo di darti una mano nella fattoria part-time, che ne dici? Un lavoro part-time? Sì, ti aiuterò a raccogliere le verdure, a seminare, diserbare e fertilizzare il campo. È una buona idea. Ah, da piccolo aiutavo mio padre nella sua fattoria. Certo, è passato un sacco di tempo, ma sono in grado di lavorare part-time. D'accordo, come facciamo? Chiamami quando hai bisogno di una mano in più, puoi anche... decidere per quanti giorni vuoi che lavori alla fattoria. Vabbè, d'accordo. Ci aiuteremo a vicenda.
Allora, d'ora in avanti potrai assumere Sammy nella tua fattoria. Sammy raccoglie le verdure, semina, fertilizza e diserba i campi. Sammy si occuperà dei tuoi semi e dei fertilizzanti. Coltivare sarà molto più semplice. Puoi scegliere come usare il fertilizzante e il tipo di seme da piantare. E come faccio da qua? 3 giorni. 6.000 per 3 giorni. Ma che stai fuori? A sti prezzi? Ma state a casa? Otto, puoi piantare dei cetrioli nell'orto? Dei cetrioli? E chi mi vorrebbe coltivare un ortaggio così disgustoso? E i cetrioli non sono disgustosi, dai, hanno un gusto fresco. Ma non capisco, non sono né gustosi né nutrienti. Però sì, ho dei semi di cetriolo. Se davvero ci tieni, li aggiungerò all'elenco. Ok. Ah no, allora aspetta, li devo comprare. Semi di cetriolo, facciamo 6 di questi. E perché poi per la serata cetriolo, signori, porco due, dobbiamo far trovare pronti. Uno, vabbè, già innaffiato, quindi va bene. 2, 3, 4, 5 e 6. Quetta. Ok. E non so se aspettare per... Allora, fertilizzante accelera la crescita delle piante. L'effetto del fertilizzante dura un giorno. Puoi usare solo un tipo di fertilizzante alla volta. Allora facciamo, vai, questo che aumenta la velocità di crescita. Anche se questi... Ah, per tutti e tre vale. No, allora perfetto. No, io non volevo piantare questi perché sennò pensavo, dopo. Invece se fertilizza tutti i campi, pensavo funzionasse solo... Vabbè, mettimi... A sto punto... Altri due cetrioli. In realtà i cetrioli mi fanno cacare pure a me, però... Calcolando che... per la serata cetriolo magari là c'è necessità di... di averne in abbondanza. Facciamo così... Potrei vedere se ne faccio crescere di più piuttosto che farli velocemente. Vediamo qua quanto... Non mi dice il tempo di crescita. Allora, questo tra 2 giorni. Data prevista tra 1 giorno. Quantità prevista almeno 2. Prevista tra 0 e 2. Questo è quasi pronto. Magari... Vabbè, dai, facciamo così. Ok. Quindi siamo passati a... Meno di 1 giorno, immagino. Se l'ha messo in verde, immagino. Va bene. Comunque, signori, possiamo tornare alla... barca. Vediamo un attimo la situazione, perché... abbiamo... Vai da Gumo. Ok. Trova il terzo dispositivo. Mo mi serve il calamaro vampiro, però. Che dovrebbe essere... però non mi conviene comprare cose adesso. Facciamo che andiamo. Non so se nell'area glaciale... Io mi ricordo che avevo visto tipo nell'area glaciale... Fa vedere una cosa. Però nella zona, cioè appena entri là del popolo del mare, avevo visto una cosa, ma non mi ricordo. Controlliamo un attimo. Ah, questa è l'area glaciale. E non posso, cioè da qua. Sì, posso andare anche al popolo del mare, ok. No, però questa è proprio... No, era... Oh. Aspetta. No. Era tipo in queste stanze qui. A meno che non devo passare dal popolo del mare. Ah, che poi pure qua dobbiamo vedere se è cresciuta la... l'uvetta.
semi di alga. Aspetta, le colture sono cresciute, vai. Tanto qua non consumi a me. Io effettivamente andavo sempre lentamente, ma qua possiamo usare lo scatto, perché tanto l'ossigeno non lo consumiamo in questa zona. Vai, 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 vai. Ciao caro. Ottimo, è tornato sano e salvo. Si è spinto da solo fino all'area glaciale. I cuccioli umani o animali che siano sono molto curiosi. Mi fa piacere che anche la madre ora sia serena. Hai un ottimo olfatto, umano. Beh, a dir la verità non l'ho trovato col naso. Beh, sia come sia, eccoti qualcosa per ringraziarti. Semi di uva di mare, perfetto. Ok. Poi ci aveva detto che aveva anche altri semi. Che... quercia marina, yalonema. Ok, ma a me in realtà mi serve... no, com'era la fattoria qua, scusa. Allora, queste sono giuste, no? Quindi direi di raccogliere queste. Ok. Uva di mare, uva di mare e uva di mare. Forza di cose. E questo non possiamo aumentare la fertilità, no? Giusto? No. Va bene. Nella sala giochi ci sarebbe anche una missione. La vogliamo attivare giusto per... perché stiamo qua, dai. Che magari se ci capita. Sono una marea di missioni comunque. Dove vado? Salve Dave, c'è qualcosa che non va? Lincoln? Selgio è scomparso di nuovo. Cosa? Di nuovo? Che era il polipetto là, che roba era? Già, forse qualcosa ha catturato la sua attenzione. Un'altra medusa luccicante? Beh, credo di sì. Ne ho vista una vicino al passaggio glaciale. Dave, mi spiace chiedertelo di nuovo, ma potresti cercare Selgio? Se si è rintanato da qualche parte, potresti attirarlo con del cibo. D'accordo, lo cercherò nei pressi del passaggio glaciale. Vabbè. Questi si perdono tutti, però non si può lavorare così. Dai. Allora. Qua avevamo qualche altra missione da... mi sa di no, dovevamo parlare con quello, poi... per il resto mi sa che stiamo parati. Però vorrei andare appunto nella zona... fammi vedere se... ristorante. Era una missione aperta quella. Di solito c'è il punto esclamativo per le missioni da attivare, però questa proprio non me la ricordo. Vediamo. Ho sentito che hai salvato Tsuki e Donna da una grotta. Grazie Dave. Già, fuggire è stata una bella impresa. Tsuki può diventare un po' ossessivo a quello delle alghe e la tartaruga quando va a raccogliere alghe verdi, ma è grazie a lui se adesso ho nuove varietà di alghe verdi. E chiamata quercia marina, pensavo di farci dei deliziosi ravioli. Li ho aggiunti al menù, dopo assaggiali. Fammi vedere, è vero, il menù dei ravioli. Allora, aumenta il danno di base arpione, aumenta la velocità di movimento. Questi duravano fino a quando non riandavamo in superficie, mi sa, eh. Riduce i danni subiti, aumenta i danni da mischia del 150%. Riduce i danni subiti del 10%, aumenta la velocità di movimento dell'8%. E questi costano di più. Questi qua, ravioli di quercia, puoi raccogliere più alghe verdi, aumenta la velocità di movimento. Oddio, ce n'abbiamo un po' di moneta, però... dai, proviamo un po' di ravioloni, signori. Yeah. Ok, l'effetto del cibo svanisce quando esci dall'acqua, perfetto, quindi danni subiti 10% in meno. Ce li abbiamo attivati là sotto alle profondità lì.
peso e profondità. Va bene, va bene. Oh, ci sta, perché dobbiamo andare a vedere un attimo una cosa, perché qua dobbiamo via quel maledetto calamaro vampiro. Poi dobbiamo andare al passaggio glaciale e dobbiamo trovare il terzo dispositivo. Quindi è tutto nella zona piuttosto problematica. Quindi vediamo se effettivamente era da qua che si trovava quello. Vediamo un attimo. Una medusa luccicante, proprio come quelle che piacciono a Selgio. Seguiamola. Ok. Non so se iniziare a prendere un po' di roba, però. Perché qua c'erano sempre un sacco di munizioni. Per carità, ci posso risalire, riviarmene, però. Qualcosa peschiamo, signori, qualcosa peschiamo. Okay. Eccolo là il pulipone. Credo sia quello. Ma lo posso via? Mi di sì? Dai. È lui? Calamaro vampiro, grande. Non ho visto dove è andata la cosa, però. Eccolo qua, dettaglio. Ero preso dal calamaro vampiro, signori, scusate. Non so, fa vedere se appare qua. Oh merda. Aspetta. Quello devo aspettare che ritorna. E questo si deve togliere dal cazzo, però. Momento. Merda. Ok. Quell'altro dove l'avevo sbattuto? Là sopra. Ok. Pulpo Dumbo. Aspetta che pio pure quello, se riesco. Vai che... Due insieme, incredibile, straordinario. No, comunque non l'ho vista passare qua la cosa. Quindi secondo me è andata da qualche altra parte. Penso di sì. Sono persa da qualche parte. Quella foto l'avevamo fatta. Aspetta, avvicinati. Bravissimo. Oddio, però se ci sta il simboletto della foto, forse no. Se no mi toglieva il simboletto. Il murale del passaggio glaciale 7. Pulizia lente e nient'altro. Dezoomiamo un pochino. Come si faceva? Così. Così puliamo. Ok. Sì, ho sbagliato io, è vero. Dovevo aspettare un po' di più. Ok. Cosa abbiamo attivato, mi scusi? Ma mi ricordo che qua c'eravamo pure. Già stati, no? Allora, proviamo a vedere, perché noi non l'abbiamo vista né qua sotto né qua sopra la cosa luccicante. Quindi significa che qua era andata o a destra o a sinistra. Eccola qua. Ah no, era andata qua.
E la dovevamo seguire un po' più da vicino allora. Eh sì, andiamo all'area nuova. Vediamo dove ci porta, signori. È una vitaccia. Ricordiamoci che adesso noi possiamo raggiungere la parte dove prima faceva troppo caldo, eh. Ed è lì che probabilmente ci sta. Ah, anche perché adesso, avendola sbloccata, ma una cosa che vi dico, prima ero andato anche nella. Non nella fattoria dove ci stanno l'allevamento di pesci. Mi ha sbloccato la zona. Non mi ricordo come si chiama, la zona termale. E quindi ho già l'ho sbloccata. Così se peschiamo qualcosa là, ci abbiamo già la vasca dove metterli. Sembra che il sentiero sia collassato quando il Gadon gigante si è svegliato. Sono arrivato fin qui, non posso perdere ora. Devo continuare a seguirlo. Vediamo dove va. Allora, vediamo intanto se c'è dell'altro. Qua sì, ha fatto cascare tutto. Tipo gigante, aspetta, mi arrivo, eh. Ci sta aspettando. Attenzione. Ne abbiamo. Giusto se vogliamo prendere. No, ho sbagliato tantissimo, scusami. Niente. L'abbiamo bloccato. Ti dispiace? Vabbè, te pio pure. No, non te pio, sì. Ah, perché forse si è allontanato troppo. Ah, ok. No, ho detto, mo, mi pare un po' strana sta cosa. Mo, vabbè che moriamo male ogni tanto, ma mo addirittura così mi sembra eccessivo. Vabbè, scusa, lo seguo, però mo addirittura game over, non è eccessivo. Manca il polipone, posso via? Manco c'è sta. Vabbè. Volevo fare un po' di pesca nel mentre, tanto. Ma aspettato là, mi poteva aspettare un altro po'. Veloce, veloce, veloce. Ah, ok, ecco perché. Perché noi dobbiamo farci spazio e quindi. Per quello c'è la possibilità di fare. Game over. Perché devi fare una cosa. Passo però. Sì. Aspetta, arrivo. Quella era una roba rara. Andava presa, andava presa. Ok. Ma qua è dove eravamo scesi dritti per dritti che avevamo fatto la foto? Sì. Ah, la medusa è scomparsa. Forse dovrei dare un'occhiata nella zona in cui è scomparsa. Sì, è la zona. Cerchiamo Selgio, va. È scomparsa qua. Ho sentito qualcosa dietro il ghiaccio. Credo che Selgio si sia nascosto dietro questa lastra di ghiaccio. Ora che ci penso, il punteruolo che mi ha dato Tsuki, è vero, me ne ero dimenticato. Resta lì, piccola peste. Come funziona? Piccona. Allora, aspetta. Usa il punteruolo per rompere il ghiaccio colpendo i suoi punti deboli. Trova il punto giusto prima di usare il punteruolo. E come lo trovo il punto giusto? Però prima di.
Vabbè, tipo, ho un tot di tentativi per trovare. Però non ho modo di accorgermene. Boh, questo perché avevo beccato prima, mo. Vado a caso. Ok. Forse è vicino a dove le crepe sono più grandi. Ok. Bene, ho rotto la lastra di ghiaccio. Ora dovrei usare il cibo che mi ha dato Lincoln per attirarlo. Ah, pure qua. Ah no. Madonna, con quale prospettiva però? Giusto? Beh, meglio di così non posso fare. Ah, lo devo far venire dall'acqua. Ah, ok, allora ho fatto. Ehi. Troppo, l'ho messo troppo là vicino. E dai, ce l'hai là davanti. Ok. Ma dimmi te. Eccolo, userò il retino per catturarlo. Vai. Sergio deve essere un cuor di leone per spingersi fino a qui. Ora è meglio che torni da Lincoln. Oh, Lincoln, cosa ci fai qui? Ero così preoccupata per Sergio, non riuscivo a stare con le mani in mano. Lo hai trovato? Vieni qui, Sergio. Lo hai trovato? Era una domanda. Dave, sono di nuovo in debito con te. Ah, figurati, spero solo che Sergio non ti dia più problemi. Vieni a trovarmi al casino più tardi, una piccola ricompensa per te. Ora è meglio che vada, stammi bene, Dave. Noi ci stiamo a gelare qua, va bene. Ok, e questa l'abbiamo fatta. Ora da qua possiamo risalire normalmente e andiamo nella zona glaciale, però, dove possiamo fare altre cose. Dove possiamo fare altre cose. Allora intanto facciamo così. E stiamo parati. E... ok. Aspetta. Che c'è? Che è un gamberettino? Ah no, avevo visto solo il ciuffetto, pensavo. Noi dobbiamo ancora entrare nel villaggio del popolo del mare. Scusa, non c'era un teletrasportino così per... Va bene, facciamo così, poi andiamo tramite lo specchio alla... alla zona glaciale. Almeno facciamo più cose insieme. Poi sì, dobbiamo andare a parlare pure con quella. Vediamo. Non so se farlo adesso. Adesso va, signori, che ci stiamo. Poi andiamo allo specchio. Questo... ah no, a me servirà ancora. No, niente, scusa. Mi servirà un sacco di pezzi di corda per migliorare il mio retino. Che non... retino, là. La sparareti, là. Eccoci. Allora, salve. Eccoti qui, Dave. Grazie per aver salvato Sergio. Sembra che gli piaccia partire all'avventura quando nessuno lo guarda, eh? Eccoti un regalino alla nostra amicizia, Dave. 150, beh, va bene. Vabbè, questa c'ha la sala giochi, quindi... i bei li guadagna, li guadagna. Sala d'azzardo più che sala giochi, insomma.
Questo è più un centro scommesse tra gamberetti, carta vinci, carta perde. Che poi noi li abbiamo provati, non li abbiamo più fatti, però ci sta, dai, che tanto alla fine quelli erano. Poi se ci serviranno più bei, lì ci ritorniamo, però per il momento non abbiamo sta gran necessità. Vai, area glaciale. Abbiamo un po' di roba, l'abbiamo pescata, quindi... Siccome l'area glaciale è un po' pericolosa, dovremmo stare un po' accorti. Però sai qual è il fatto? Che comunque mo c'ho pure quei bonus di difesa che magari posso sfruttare un po'. Certo, magari... Forse questa cosa con questo, porco due... Cattivo. Io me le vado a cercare certe volte, però eccomi. Perché questo ti sgrina proprio? Se mi sfonda l'anima. La festa di tua mamma. No, questo è impossibile da fare. Che c'era l'ossigeno là sotto, ma vorrei vedere se riesco a tenermelo per dopo. Visto. Oh, pezzo di merda. Caricatelo! Eh sì, perché sennò noi già abbiamo preso un po' di roba. Un po' di maionese va bene. Ok, corallo nero. E poi adesso proviamo ad andare in profondità per dove dobbiamo andare. Cioè dove non siamo mai arrivati, attenzione. Salve. Wow, balene a questa profondità nell'area glaciale, eh? Era una balena della Groenlandia? È abbastanza singolare. Facciamo come Pinocchio, attenzione, Dave. Dave? Ah, ok, non è la prospettiva, pensavo ci stesse per ingoiare. Mo qua è tutto bello così, tranquillo e cose. Secondo me in una situazione di cachi sotto gli passa una bestia del genere sott'acqua. Già sott'acqua un po' di ansietta ci potrebbe stare nelle profondità. Figurati se te passa una cosa del genere di lato. Ma io non so in realtà se rimango qua, quindi non so se abbia senso metterci una trappolona. Vabbè, ce l'abbiamo. O no? Sì. Che ci posso mettere? 7 kg e mezzo questo, minchia. Ho preso tutta roba bella massiccia, mettici questo. Andiamo va. T'ho fatto la Findus pure io, stronzo. Oh cazzo. Ah, mo tra un po' ci serve. Salve. Cristo. Ci serve la tuta per andare ancora più in profondità, perché noi mo ci possiamo arrivare perché vedi non è più troppo caldo, ma tra poco non ci possiamo andare perché dai. Sì, siamo in profondità critica. Devo migliorare la tuta. Cristo. Stiamo a morire. Stiamo a morire. Fammi vedere se
se trovo un po' di ossigeno. Qualche bestia, ah, una razza. Cristo, stati pure io stronzo che me la sono andata a cercare. C'è sta la freccetta, fatti i cazzi tuoi, no? Allora, aspettate che l'ossigeno l'avevo visto qua sopra o sbaglio? Direi che sbaglio. Beh, abbiamo ancora un po' di autonomia. Molto poca di autonomia. No, ho perso pure quello che mi serviva per... E di nuovo ho perso tutte ste... No, 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 no. 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 No, dai, non va bene così, no. Non riuscirò mai ad andare avanti. Voi dite, vabbè, sei un coglione. Sì, però, Cristo di Dio morto. E arrivato a un certo punto mi rompo il cazzo. Dai, ma è possibile che basta... Mo, quello da dove cazzo è uscito? Ci sono stato fino a mo qua. Cristo di Dio morto. No, così mi rompo il cazzo, però, dai. Così mi rompo veramente il cazzo. Così no. Così mi rompo il cazzo. È la terza volta, Cristo di Dio, che vado a pià quelle uve di, della Madonna incoronata e le butto. Vaffanculo. Basta, sono rotti i coglioni. Sì, sì, allora, qual è l'obiettivo? Fare quello. Allora, facciamo la cazzo di serata così e direttamente basta. Terzo dispositivo, te lo metti nel culo. No, mi sono rotto i coglioni, signori, basta. Sempre così, va a finire. Allora... Vaffanculo. Perdi le altre serate, vai. Vai avanti. Sì. So che l'obiettivo principale è quell'altro, ma non... Intanto togliamoci una cosa dai coglioni. No, quando è così mi innervosisco troppo. Mi innervosisco veramente troppo perché non ha senso. Cazzo, ti tolgono 6.000 di vita appena ti toccano, porca la troia puttana. Poi c'era pure lo specchio là che me ne potevo pure andare. Ma vaffanculo, va. Va, va. Vai, facciamo sta sfida. Comunque ormai sono... Quanti episodi so che alla fine andiamo a morire ogni volta che raccogliamo cose? Boh, 3-4 episodi. Sì, mi
rompo veramente i coglioni. Cazzo, mi è sfuggito la roba. Essere precisissimi. Vabbè che valente, però. C'è un aspetto meno bello dell'altro, insomma, però. Vediamo. Bravo Bancio, bravo Bancio. No. Ok. Vabbè, patatine. No. Come on. Basta. Dispenser per cocktail, no, pure i cocktail, mu. Sì. Perché dobbiamo fare noi i cocktail? Vabbè. Mi toccherà fare pure i cocktail. Non è questo il problema, ma è sempre sott'acqua. Però. Va bene. D'ora in poi i clienti inizieranno a ordinare cocktail. Servi cocktail richiesti nell'ordine giusto. Va bene. Allora, signori, facciamo un po' di robe. Vabbè, questa mettila, va. Mettiamo pure questo. Tanto non riusciremo mai a migliorare quello là, che ci possiamo mettere la mano sul fuoco. Questi, più che altro perché poi me ne tengo sempre uno, per il semplice fatto che poi magari vado a rivedere
il... Oddio, aspetta, questo ci serviva per quella sfida o sbaglio? Però sì, era quella. Mettici questo. Va bene, e iniziamo la serata, va. Quelle peperoncini devi aspettare. Mi spiace, ma non ce l'ho. Ma i cocktail gli altri li fanno? Non avrei potuto farlo perché per il tipo là il peperoncino non ce l'ho, quindi. Aspetterà, birra, mettila tu, signori. Io pure a lui. Ecco. Arrivo, arrivo. Non lo piglia. Sarà bloccato con quell'altro. Vai. Finiti i piatti? Ah, sì. Peccato, peccato. Pensavo ordinassero di più, invece. E invece... No, però c'è ancora la signora che è venuta a ordinare, eh. Va bene. No, mi sono troppo incazzato, signori, per la morte sott'acqua, veramente. Mi fa troppo innervosire. Perché cerchiamo di prendere il più possibile, fare tutto, poi per delle puttanate... Mi fa troppo imbestialire sta cosa. Ci sta capitando sempre di più. Quindi mo andiamo dritti per dritti al terzo dispositivo. E vaffanculo. Diciamo che... Andiamo... Per dove dobbiamo andare? E sti cazzi. La ripuliamo qua. Nessuno... Il mondo. Adesso andare pronto. Cedri Lazzi. Poi dobbiamo capire pure se ci servono nelle ricette, cioè come ci servono anche nelle ricette. Peccato per l'uva di mare che puntualmente perdiamo ogni volta, ma... Ormai ci siamo abituati. Allora, da me... Grano 2, 3, 5 di grano. Poi mettimi magari 3 di questi, cetrioli, giusto per fare un'altra stricetta. Ma solo per la serata, perché poi li defenestriamo i cetrioli, levate. Questa che metto io, visto i prezzi che ti chiede quello là. E levati dai coglioni, cazzo.
Porca puttana. Aspetta, devo metterla qui. Il pressing di quell'uomo lì. Sale qual. Allora, adesso invece magari di fare la raccolta più veloce la facciamo più fruttuosa. Possibile? Così almeno non devo venire qua a raccoglierla tra poco, ma direttamente di più. Buonanotte. Allora, fertilizzante accelera la crescita, mentre un fertilizzante come terra raccolto dato alle piante. L'effetto del fertilizzante dura un giorno. Vai, meglio questo. Composto di nutrienti, fertilizzante che arricchisce il suolo. Arricchisce il suolo di nutrienti. Ok. Vabbè, per il momento questo va bene. Yeah. Arrivederci. Nutrienti poi. Oddio, i nutrienti li possiamo rimettere qua. Per avere un po' più di roba. Però non è necessario. Non è. Avere 1000% di robe. Ok, ok. E terzo dispositivo, serve il cibo a Django, che possiamo farlo alla prossima. E alla prossima, signori, andiamo anche a vedere il terzo dispositivo e Django. Basta, cazzate, facciamo solo quello per un po', almeno cerchiamo di andare avanti. No, tanto facciamo un'ora e mezza di raccolta di pesci, poi moriamo e perdiamo tutto, quindi non abbiamo fatto niente. Signori, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, supportate le nostre disavventure. Sia chiaro che ci vuole del vostro supporto. Dai.